Allora, oggi abbiamo il 2 maggio 2016 e siamo arrivati al capitolo 23 del Vangelo di Luca. La settimana scorsa, quando siamo visti, abbiamo visto Gesù, la morte in croce di Gesù. Questa sera è il continuo, quindi siamo ai versetti 49, versetti 56. E stasera ci sono diversi personaggi che incontriamo. Gesù innanzitutto che è ancora in croce, ci sono delle donne che lo seguono e vedono tutta la scena da lontano, c'è un uomo che si chiama Giuseppe che gli chiede a Ponzio Pilato il corpo e poi viene messo in un sepolcro. E ci sono ancora queste donne che si avvicinano, prima lo seguono da lontano e adesso stanno vicino. Quindi stasera vedremo particolarmente il significato di questo sepolcro e soprattutto queste donne. Ecco, io mi fermo qui, Carlo ci legge un attimino il testo e poi facciamo il tempo. Luca 23:49-56. Ora tutti i suoi conoscenti e delle donne che insieme lo seguivano dalla Galilea stavano da lontano a contemplare queste cose. Ed ecco un uomo di nome Giuseppe, che era consigliere, uomo buono e giusto. Costui non era stato consenziente al parere e all'azione loro, da Arimatea, città dei Giudei, il quale attendeva il regno di Dio. Costui, recatosi da Pilato, chiede il corpo di Gesù e, calatolo giù, lo avvolse in un lenzuolo e lo pose in un sepolcro tagliato in una roccia dove ancora nessuno era giaciuto. Ed era il giorno della parascere e il sabato cominciava a risplendere. Le donne che erano venute insieme a lui dalla Galilea, avvicinatesi, osservavano il sepolcro e come fu posto il suo corpo. Ora ritornate, prepararono aromi e profumi. E il sabato stettero quiete, secondo il comandamento. Parola del Signore. Grazie. Grazie. Quindi stasera vediamo questo sepolcro, la contemplazione di questo sepolcro. Tutta la storia dell'uomo che si nasconde da Dio. Cominciamo da Adamo ed Eva, dopo aver mangiato il frutto che non dovevo mangiare, si sentono nudi e si nascondono. E da allora in poi noi ci nascondiamo sempre nei confronti di Dio e scappiamo. Ora vediamo, stasera c'è il congiungimento, potremmo dire, perché il Signore entra in questo sepolcro, entra nella morte da vincitore e lì incontra ognuno di noi. E la morte per i cristiani non è più morte, cioè ognuno di noi dentro al proprio cuore sa che deve morire, e quindi questo neo, questa cosa che è dentro l'uomo fa sì che l'uomo non è tranquillo, non è felice, non è soddisfatto, per cui l'uomo vive sapendo che deve morire, e tutto questo fa sì che l'uomo non vive bene. Ecco perché ci sono persone che si affrettano ad raccogliere i soldi, persone che scappestano gli altri, insomma la società che vediamo giorno per giorno. Il Signore con questo entrare nel sepolcro da vivo, spiritualmente da vivo, perché lui realmente muore, ma spiritualmente vivo, ve lo vedremo, perché lo spirito lo consegna al Padre, che cosa fa? Fa sì che la vita può avere un cambiamento radicale. Vi spiego meglio.
Gesù, finché era in vita, non ha salvato nessuno, ha fatto qualche miracolo, ha dato la luce a Lazzaro, ha dato la vista ai ciechi, però Lazzaro era morto, ha salvato il lebbroso. Però realmente, se noi andiamo a vedere, non ha convertito nessuno, tanto più che i 12 apostoli l'hanno tradito, l'hanno rinnegato, i giudei non l'hanno accolto come messia. Quindi realmente la sua missione da vivo è un fallimento. E da morto, che porta la risurrezione, che porta la vita. È lì che c'è la conversione dei cuori. Quindi è fondamentale che lui obiettivamente sia morto, praticamente sia morto. Perché ci ha insegnato la volontà del Padre, la via, e chi segue questa via, stesso qui sulla terra, può vivere da risorto e quindi non aver più paura della morte. Ma, come dice a un certo punto anche Giovanni nelle sue lettere, o San Paolo, sa che è un passaggio, non vede la morte come l'ultimo stadio, ma la morte è semplicemente un passaggio. È una cosa che tu passi, che ti devo dire, sotto la porta, è un'altra cosa che tu sai che passi sotto la porta e muori. Ecco, per il cristiano che vive la fede realmente, e quindi lo Spirito di Dio gli appartiene dentro, sa che è semplicemente un passaggio. Quindi il Signore viene a togliere anche l'ultimo neo che potrebbe dar, che dà quel senso di non vita all'uomo. E stasera vediamo proprio questo secondo che ci dà questo significato. E poi un'altra cosa importante, sempre di questo brano, c'è questo signore che si chiama Giuseppe d'Arimatea che chiede il corpo del Cristo, e vediamo tutto questo significato che chiede il corpo di Cristo. E poi ci sono queste donne. Da adesso in poi gli uomini scompariranno, ci sarà solamente Giovanni, solamente Giuseppe che chiede il corpo, ma sia adesso e anche dopo, nei brani successivi che andiamo a vedere, ci saranno solo e esclusivamente le donne. E vedremo il significato di tutto questo. Io adesso vi lascio qualche minuto per riflettere, sotto c'è qualche breve spiegazione e poi ognuno di noi può dire quello che vuole.
incosciente della morte, giusto? Sì. Se non è cosciente di questo, è un incosciente, è in delirio che può fare tutto il male che vuole. È la coscienza della morte, però è il motore del male. Allora, questo per sé sta a significare che se tu non sei cosciente, tu essendo cosciente della morte, che cosa succede? Che se tu questa coscienza della morte non la canalizzi, che dire, se sono cosciente della morte significa che ci deve essere anche la risurrezione. Se non sei cosciente di questo, è il male che ti penetra, è quello che c'è nel mondo, è quello che combiniamo noi fra di noi. Questo sta a significare. Tutto quello che il mondo fa attualmente, i soprusi, gli egoismi, le guerre, i combattimenti, è proprio in funzione di questo. Questo è il male principale. Deriva da questo, perché se normalmente, se noi veramente volessimo pensare che nasciamo tutti quanti uguali e tutti quanti dobbiamo morire, quindi siamo fratelli. Infatti le nostre nonne, quando la gente era malvagia, ma non la pensa una morte, perché la morte poteva essere veramente qualcosa di più che morire e basta, perché pensando alla morte come risurrezione proprio, allora le sta attento. Se la morte è bassa, uno fa diventa malvagio. Ma sì, sicuramente questo, però il cronista qui ci vuole dire addirittura un'altra cosa, ci vuole dire che è inutile che noi ci affanniamo, che mettiamo i piedi sull'altro, perché non ci portiamo niente. Questo è il punto principale. E allora, siccome noi non ci portiamo niente, e questo è vero, non ci portiamo niente, perché non si è visto mai nessuno che si è portato qualcuno di là, il fatto che ci mettiamo i piedi uno sugli altri significa che in noi c'è questo male, quindi c'è questo seme della morte, e quindi cerchiamo di aggrapparci a tutte le cose di questo mondo per cercare di non morire, cercare di avere uno scopo ben preciso. Che ti devo dire? Essere ricordato come ricco, in questo senso. E allora ecco lo scopo che viene a decadere, perché tu per fare questo, per arricchirti, per conservare, non fai altro che danneggiare il fratello. Danneggiare il fratello è un dato di fatto, è insito dentro il nostro cuore. Io ho fatto l'esempio mio, no? Tante volte mio figlio sta male, che fai? Sta male, chiami il tuo dottore fidato. Dottore, sta male, allora vado, porto lì all'ospedale. Io vado, porto direttamente all'ospedale, dal dottore, si entra nel secondo piano, senza pagare il ticket, niente, vado, lo conosco. Poi quando esco da là, vedo che c'è una fila che ha pagato il ticket e sta là ad aspettare. E io ho saltato tutta la fila. Cioè, questo è quello che facciamo. E dentro il nostro cuore comportarci così, noi queste cose le facciamo sempre e continuamente. Allora, quando tu poi prendi coscienza veramente di Cristo, della risurrezione, e la risurrezione è in te, allora tu vedi tutte le cose in una maniera completamente diversa. Vedi l'altro veramente come fratello, come se l'altro non ti vede come fratello. E allora c'è la grazia, e allora vivi la pace, vivi la tranquillità, vivi la gioia, vivi il creato, vivi il regno di Dio già qui presente, e nessuno te lo può togliere. Questo è quello che vuole portare il Signore. E noi dovremmo cercare di afferrarlo, ma non tanto perché quando moriamo andiamo in paradiso, no, ma già qui ci deve servire per vivere bene qui. Altrimenti è un inferno, ed è un inferno. Infatti il Signore, quando noi ci comportiamo male, quando facciamo qualsiasi cosa, lui non ci dice niente, perché è come se ci adottissimo. Viviamo male qua, non c'è bisogno della punizione, non c'è proprio bisogno, te la stai dando da solo. Sì, c'è anche il nostro male, in effetti, ma
trattandoci, cioè non trattando le nostre persone, diciamo, come fratelli, non rispettandoli, non rispettiamo neanche noi stessi e stiamo male, già la nostra condizione. Sì, perché poi è tutta una mentalità, è tutto un modo di vivere che va in quella direzione. Che non stiamo in pace. Siamo già male dentro. Chi fa il male? Sta male. E noi. Si guarda ciò che si ama e si ama
chi ci ama. Contemplando la croce, noi contempliamo il Signore che ci ha amato in modo straordinario. Ecco perché abbiamo fatto tutto questo cammino. È proprio la contemplazione della croce, poi vedremo anche del sepolcro, che ti dice: caspita, come mi ha amato. Normalmente, quando muore una persona cara, tu che fai? Ti fermi e dici: caspita, questo mi voleva veramente bene, quello mi manca. E quando tu non ce l'hai più quella persona, che tu realmente riesci ad apprezzare il valore di quella persona, se era buono oppure se non era buono, se era cattivo. Finché tu ce l'hai vicino, lo dai quasi per scontato. Ma è proprio la sua assenza, il suo non starci, che ti fa star male e ti fa capire come quello ti amava e quante cose ha fatto per te. Ecco il Signore. Ecco il Signore, per 3 anni si è portato i 12 apostoli, le donne appresse, le amate e amato tutti quanti. E allora ci dovremmo soffermare e dire: ma il Signore che ha fatto nella mia vita? Quante volte è intervenuto nella mia vita il Signore? Quali sono le grazie che io ho avuto e continuo ad avere? E allora, ecco, si guarda ciò che si ama. E si ama chi ci ama. E il Signore continua ad amarci, perché il Signore è presente qui. Versetti successivi, 50, 51 e 52, dice così: ed ecco un uomo di nome Giuseppe, che era consigliere, uomo buono e giusto, costui non era stato consenziente al parere e all'azione loro. Era di Arimatea, città della Giudea, il quale attendeva il regno di Dio. Costui, recatosi da Pilato, chiede il corpo di Gesù. Guardate, ha fatto una cosa straordinaria. Perché? Perché innanzitutto questo era uno del Sinedrio, cioè chi ha condannato Gesù, chi ha ucciso Gesù è il Sinedrio, e lui faceva parte del Sinedrio. Nei versetti successivi, al capitolo 23, si dice che quando hanno condannato Gesù, tutti quanti erano d'accordo. Era un solo coro, si dice, per la condanna di Gesù, ha bestemmiato. In più, noi sappiamo anche un'altra cosa, che Gesù in croce stava in mezzo ai due malfattori. Quindi il Signore viene soprattutto per gli ultimi, soprattutto per quelli che si riconoscono peccatori, non per i giusti. Se tu sei giusto, voglio dire, non ti posso aggiungere niente perché sei giusto. Ma proprio nella tua ingiustizia, riconoscendo l'ingiusto, che il Signore aggiunge la sua giustizia. Quindi che cosa succede? Che questo Signore, membro del Sinedrio, che in cuor suo però non era consenziente nell'uccidere Gesù, in cuor suo, perché il Signore guarda il cuore, non guarda l'azione, non guarda il mio amore, non guarda l'aspetto, gli viene affidato il corpo del Cristo, cioè il bene che vince contro il male. Questo lo aveva condannato, era uno del Sinedrio. Quindi il corpo viene dato a uno che ha detto di sì all'uccisione di Gesù, però si è convertito, era lì pronto. Quindi è il, potremmo dire, è il secondo. Il primo potremmo dire che sta lì in croce, uno dei due malfattori, che riconosce che Gesù è Messia. E qui ci abbiamo questo Giuseppe d'Arimatea, persona buona e giusta. Cioè, nel Vangelo non si dice mai di nessuno così. Questo è il primo consigliere, uomo buono e giusto. Ecco perché il Signore guarda il cuore. E gli viene affidato il corpo del Signore.
quello che ha fatto riflettere, ma vuole il corpo del Cristo, vuole il corpo. Il corpo è importante perché è proprio il corpo di Gesù che ci dice l'amore di Dio qual è. Perché la nostra, come ho già detto altre volte, non è una semplicemente o una filosofia di vita o un modo di vivere, no. Gesù, quello che dice, l'ha passato sul suo corpo, veramente è stato sputato in faccia, veramente è stato picchiato, veramente lui aveva la possibilità di reagire e non l'ho fatto. Lo dico sempre, questa cosa non ripeto. Quando noi siamo in afflizione, quando noi siamo male, o ci muore qualcuno, oppure una persona ci lascia, insomma, qualsiasi avvenimento, stiamo male. Stiamo male perché? Non perché l'abbiamo voluto, ma perché è capitato. Ecco, qui il Signore poteva non farlo capitare. Noi facciamo di tutto per evitare la morte, facciamo di tutto perché la sofferenza sta di là, noi ci andiamo dall'altra parte, facciamo di tutto. Qui il Signore non ha fatto nulla per evitarlo. Aveva la possibilità di farlo perché lui è il Signore, è Dio, e non l'ha fatto. E qui si vede l'amore, qui si vede la forza, qui si vede che è veramente Dio. Perché chi è che durante c'è l'afflizione, sa che deve morire, non fa di tutto per non farlo? Noi invece no. Fino in fondo lui rispetta la volontà del Padre, rispetta la volontà del figlio come figlio e ci indica la strada. Ma andiamo avanti. Nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetto 33, a un certo punto si dice così: o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quando sono imprescrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Cioè, chi l'avrebbe mai immaginato che proprio una volta il Signore, fatto in quel modo, così come è morto, non rispondendo male per male, avrebbe dato gioia, risurrezione, sapienza ad ogni essere umano, grazie ad ognuno di noi. È qualcosa che, perché San Paolo a un certo punto lo dice qua, no? O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Questa è per la scienza. Gli uomini hanno detto che Gesù era un fessacchiotto. Erode ha detto questo è un scemotto. Ponzio Pilato ha detto questo è un uomo. Vedi, proprio lui invece è proprio completamente l'opposto. Allora è chiaro che anche noi, finché non mettiamo le mani nei testi e andiamo a vedere, a scrutare all'interno di questi testi veramente la volontà di Dio, e rimane sì, vabbè, Gesù è morto in croce, vabbè, invece andare a vedere realmente quello che lui ha fatto. E poi un'altra cosa, lui chiede e ottiene il dono. Per questo signore di Arimatea, essendo membro del Sinedrio, andare a chiedere il corpo di un condannato a morte, di un maledetto, non è normale. Assolutamente no. Si è esposto in prima persona, ma non se ne è occupato lui, non se ne è importato più tanto. A lui interessava il corpo del Cristo. E il corpo di Cristo viene messo nelle sue mani. Il corpo di Cristo viene messo nelle nostre mani tutti i giorni, continuamente. Il Signore ha raggiunto il suo obiettivo, stare con lui, sempre, tutti i momenti. Ma proprio che non riusciamo a comprenderlo. Non solo quando prendiamo l'ostia. Ecco, quando prendiamo l'ostia è il vero corpo, è il vero Cristo vivo, è un memoriale, quindi è vero. Ora noi, durante tutta la giornata, abbiamo la possibilità di vedere il Cristo, di vedere il Signore, l'amore di Dio, di godere del creato. E quindi anche quando tu mangi il
Cristo, però è chiaro che è dono di Dio, lo vedi come dono di Dio, non più come vabbè, sto mangiando, mangio normalmente come fa tutte le volte, no? Quindi tu vedi la grazia di Dio in quello che tu fai, nelle persone che tu incontri, nel lavoro che tu fai. Entri in un meccanismo completamente diverso. E allora là sei gioioso, ringrazia il Signore. E questa gioia nessuno più te la può togliere, perché è tua. Quindi il regno di Dio è il corpo di Gesù, come ha vissuto, quello che ha detto, è lui il seme, è il seme che entra nella terra, è il seme che entra nella mia terra, nel mio modo di vivere, e quel seme che piano piano poi germoglia e prende possesso della mia vita. Giuseppe ha la possibilità, siccome ha il corpo, di vedere tutte le ferite del Signore. Cioè lui scruta il corpo del Signore, lui ha in mano il corpo del Signore, lui approfondisce la vita del Signore, lui vede l'amore realmente di ogni ferita, di come lui ha chiamato ognuno di noi. Avere il corpo di Dio è avere la vita stessa di Dio. È il corpo, è la vita. Il corpo di Dio è nelle nostre mani. E lì vediamo tutta la passione di Dio per me. Tutta la passione di Dio per ognuno di noi. Nel corpo del Signore. Cioè, tutto il male che noi abbiamo fatto e contemporaneamente c'è tutto il suo amore. Quindi in quel corpo c'è il male che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare, però contemporaneamente c'è il suo infinito amore per me, per te, per noi. E continua a donarsi. Si dice che è stato messo in un sepolcro. La parola sepolcro significa memoriale, memoria. E quindi l'uomo che cos'è? L'uomo è memoria di morte. L'uomo sa che deve morire. Tutto ciò che facciamo nella vita è evitare la morte. Da quando nasciamo sappiamo che dobbiamo morire, quindi è un continuo. Anche chi muore, quando tu sei piccolo, le persone che poi più grandi di te muoiono, è un continuo ricordare che anche io devo morire. Purtroppo diventa il motore della nostra cultura. Lo sai che un giorno ognuno deve morire, c'è poco da fare.
annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Quindi il corpo del Cristo in spirito andò ad annunziare la salvezza agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè. Ti sta dicendo, nell'arca di Noè, Noè prese quest'arca, 8 persone entrarono e tutti gli altri morirono. Dice il testo, tutti i peccatori, forti peccatori, erano morti, morirono. E lui va ad annunziare, in spirito, ad annunziare la salvezza a tutti quelli, da allora fino adesso. Il Signore va ad annunziare la salvezza. A partire da quel tempo, quindi sta dicendo dal momento di Noè, ecco, da quel momento lì, tutte le persone che realmente si sono comportate male, usiamo questo termine genetico, va bene? Mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvati per mezzo dell'acqua, tutti perversi. E io adesso lo direi un po' meglio, perché poi c'è un effetto un po' su questo testo. In spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè. Il Signore pazienta con noi una volta, in due, in tre, e aspetta, niente, non siamo duri, resistiamo. E allora che fa? Siamo persi? Ci perdiamo? Se in vita noi non vogliamo accogliere il Signore, non lo vogliamo accogliere il Signore, moriamo così. Lui ci perde? No, perché lo dice qua, in spirito ad annunziare la salvezza, ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione, imprigionati da questo modo di vivere. Essi avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'arca. Tutti perversi. E allora voi ci viene la domanda. E allora il Signore viene a salvare pure gli ultimi, pure i peccatori. Il Signore è entrato lì per salvare veramente tutti, perché lui è veramente Dio. Probabilmente avrà incontrato anche Giuda, sicuramente. È andato a prenderlo anche Giuda, che non ha voluto credere, si è tolto la vita. Quindi lui è in prigione nel suo ignio, nel suo non credere in Dio, ed è venuto a liberarlo. Quindi abbiamo fatto tutto questo cammino da Adamo ed Eva, l'uomo si è allontanato da Dio. Dio cerca di percorrere, di seguirlo per tutto il mondo, per tutto il tempo, finché poi si incarna in una donna, in Maria. Poi ci arriviamo alle donne. Si fa uomo, vive le stesse e patisce tutto quello che noi viviamo, fa la volontà di Dio fino alla fine, ci indica la vera strada, come vivere in questo mondo, ci indica la strada. Chiunque segue questa strada già può ricevere la grazia di vivere nel regno di Dio. Non semplicemente quando vuole c'è il regno di Dio, tu già qui vivi il regno di Dio, se vuoi. In più lui che fa? Ferma il male, blocca il male, ama tutto e tutti, riceve il male, lo ferma sulla sua persona, sul suo corpo, ed entra da lì, da morto, ma vivo nello spirito, da morto, ma vivo nello spirito, fino al sepolcro, a salvare tutti quelli che stavano imprigionati in questo modo di vivere completamente astuto e falso che ci propone questa società. E viene a salvare. Non sappiamo fino a che punto. Non lo sappiamo fino a che punto. Abbiamo solamente queste parole che ci dice San Pietro. E il Spirito vado ad annunziare la salvezza
prima in croce, in sepolcro, siccome erano maledetti, detti male, non potevano entrare. Quindi dovevano per forza stare prima sottoterra per un periodo di tempo, un anno, non mi ricordo bene preciso, e poi magari messi nel sepolcro. Qui addirittura c'è un sepolcro nuovo dove nessuno mai c'è stato, pure perché Gesù non poteva stare in un sepolcro insieme ad altre persone, altrimenti venivano contaminati gli altri nel sepolcro. Quindi un sepolcro nuovo di questo Giuseppe, ecco perché è un uomo giusto, buono. E questo sepolcro entra in ognuno di noi, ogni cristiano entra in questo sepolcro, nel sepolcro di Cristo. E quindi fa memoria di Dio, fa memoria di tutto quello che ha fatto Gesù. E sai che quel sepolcro non è la fine, ma è l'inizio di un principio di una vita completamente nuova, nello Spirito. Non stai lì perché devi morire, quindi è l'ultimo momento, è l'ultimo gradino, no? Il cristiano è quello che entra in questo sepolcro. Quindi il Signore non ci viene a salvare dalla morte, ma ci viene a salvare nella morte. Versetti 55-56. 59-56. Ed era il giorno della parascena, del sabato cominciava a risplendere. Le donne che erano venute insieme con lui dalla Galilea, avvicinatosi, vedete qua si dice avvicinatosi, osservavano il sepolcro e come fu posto il suo corpo. Osservare tutto quello che si era fatto. Ora ritornate preparando robe e profumi, e il sabato stettero quiete secondo il comandamento. Era il giorno della parascena. Che cos'è questo giorno della parascena? È il venerdì, è il giorno della preparazione della Pasqua. Questa è la parascena. Ora si dice che stettero quiete, e la parola quiete noi a riposo la troviamo quando Gesù, quando Dio fa tutte le cose, il settimo giorno si riposò. Ecco, il Signore finalmente si vuole riposare. Il Signore è entrato nel suo riposo, il Signore è entrato nel compimento realmente della vita. Grazie alla sua morte e risurrezione noi possiamo ricevere il suo spirito. Proprio grazie a questo cammino noi possiamo ricevere il suo spirito. Quindi lui ha raggiunto il suo compimento, dare la vita a ognuno di noi, dare lo spirito a ognuno di noi e farci vedere la strada reale a ognuno di noi. Ecco perché già adesso c'è il riposo del Signore. Ha fatto tutto quello che doveva fare. E dice che cominciava a risplendere. Ecco, adesso incomincia a risplendere. Ancora non è risolto il Signore, però incominciava a risplendere, dice il testo. La salvezza è per tutti, il riposo di Dio. Quindi, come vi ho detto, è la creazione che giunge al suo compimento. Dice così adesso. Ora queste donne ritornano, quindi prima loro messero abbassata dalla croce, adesso ritornano, vedremo in seguito che ritorneranno un'altra volta anche dopo la risurrezione, è una costante. Adesso ci stanno solo e esclusivamente le donne, prima stavano lontano, adesso stanno più vicino, sempre più vicino al corpo del Signore, a scontemplare lo sguardo fisso che lui attira su ognuno di noi. Strano, perché il sepolcro è l'uomo di morte, è la fine per ogni essere umano. Contemporaneamente però diventa il luogo di vita, della vita nuova. Infatti per quanto risorgerà la vita nuova che risorge. Quindi tu la puoi vedere in due modi, come morte, oppure fai quel passaggio che il Signore vuole far fare a ognuno di noi.
La donna ha un rapporto privilegiato con il mistero della vita. Avete un rapporto, è un dato di fatto, non stiamo scoprendo la parola, però è la verità. Ha un rapporto privilegiato con il mistero della vita. Donna portatrice di un mistero e portatrice di un potere che ha solo lei. La donna, potremmo dire, è più importante dell'uomo. Nella creazione, vedete, l'anno scorso l'ho saputo attraverso lo studio, quando Dio creò l'uomo, poi lo fece addormentare, dall'uomo fece la donna, praticamente la traduzione è sbagliata, non è così. Dio fece l'essere umano, fece addormentare questo essere umano, poi l'essere umano addormentato gli levò la costola. Attenzione, anche qui è sbagliato, non è la costola, ma il fianco. Il fianco, adesso andiamo a vedere. E da questo fianco poi venne la donna e quell'essere umano, senza quel fianco, diventò uomo. Sì, fianco. Fianco significa che ti devo dire, è il fianco di una montagna, capito? È la metà di una montagna, non è la costola. La traduzione è sbagliata, non è così. Quindi l'essere umano, siccome era solo, non poteva star solo, perché è la comunione che vive, che regna. Quindi cosa succede? Che adesso l'uomo e la donna di due insieme diventano uno, e c'è bisogno di tutti e due. Quindi è vero che la donna concepisce, ha un rapporto privilegiato con Dio, però contemporaneamente per anni ancora oggi, nei secoli, in altre religioni, la donna è stata fatta. La donna è la costola dell'uomo, la donna è quella che deve fare i servizi. Ma in realtà, nella creazione, Dio non l'ha vista così. Però è chiaro che tutto questo potere della donna doveva essere un po' diminuito. Non so se è chiaro. E quindi un po' succube all'uomo. Ecco, sono cose nuove che hanno che deve riflettere piano piano, però purtroppo è questa la realtà. Io posso fare tutto quello che voglio, ma io non posso partorire, quindi quel figlio che voi riesce alle lisce, che figlio, è un rapporto con la creazione che avete solamente voi. E io posso cercare di capire, io uomo, ma non è così. Anche nelle religioni, no? La donna si cerca sempre di metterlo da parte, non serve, è succube dell'uomo, ogni uomo l'uomo aveva la possibilità di sposare sette donne, ma non la donna che sposa sette uomini, come in alcune religioni, proprio perché tutta questa potenza, quindi deve essere messa da parte. C'è un bellissimo brano, a un certo punto, di Mosè, no? Il faraone a un certo punto dice, vicino alle levatrici, ma questi israeliti partoriscono questi figli in maniera incredibile, fanno un sacco di figli, voi dovete impedire, per cui quando sta per nascere voi saltate tutto e fate uccidere questo bambino. Le levatrici egiziane non ascoltano il faraone. Egiziani non ascoltano il faraone e non sanno come fare a dire di no alla vita, per cui a un certo punto il faraone, che è la presenza di Dio sulla terra, le donne dicono: faraone, ma noi quando andiamo lì
voi non lo sapete, ma le donne israelite partoriscono velocemente, per cui quando noi arriviamo lì già hanno partorito. E siccome lui non conosce il mistero della vita, si deve stare. Si deve stare. Servirà perché loro serviva solamente per il corpo del